presidente di Colterenzio, che quest'anno, dopo l'ottima annata 2013, lancia le nuove etichette delle sue linee di vini. Se ci racconta un po' cosa l'ha ispirato e che cosa intende comunicare con queste nuove etichette. Il cambio dell'etichetta è l'ultimo passo di tanti passi che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni. Colterenzio è un'azienda che ormai esiste dal 1960 e che ha fatto anche un po' la storia del vino in Alto Adige e vuole anche fare la storia ovviamente del domani. E abbiamo deciso nel 2007 di ristrutturare l'azienda, nel 2009 abbiamo iniziato i lavori di ristrutturazione facendo una nuova zona di ricezione dell'uva per mantenere la qualità che con tanta cura e passione portiamo avanti in vigna. Abbiamo realizzato anche un concetto di sostenibilità in cantina, integrando il recupero del calore e integrando anche l'energia fotovoltaica come fonte di energia, quindi anche da quel punto di vista ci siamo portati in avanti mantenendo tradizione e innovazione. E l'ultimo passo adesso erano le etichette, sviluppare delle etichette che avessero una forte attinenza col territorio. E torno a parlare di questa Torre Nera, che non è una torre che si trova dalle nostre parti, però sta a simboleggiare tutti i castelli che abbiamo nella nostra zona. Ricordo che l'Alto Adige è una delle zone a livello europeo più ricca di castelli medievali. Quindi volevamo creare questo ponte tra la nostra azienda e soprattutto la storia del territorio. Inoltre, avendo 3 linee di produzione, volevamo dare un chiaro messaggio per ogni linea, quindi parlando nel caso della linea classica, soprattutto della varietà, quindi mettendo in evidenza quello che è il nome della varietà, quindi facilmente identificabile per il consumatore, mettendo poi in risalto sulla linea dei singoli vigneti, oltre al nome della varietà, anche il nome della zona di provenienza, come in questo caso Sino Bianco della zona Weisshaus, oppure come nel caso della linea Cornell, mettere in evidenza l'eleganza, mettere in evidenza i nomi storici che avessero un'attinenza, che hanno un'attinenza con il territorio, parlando del Gewürztraminer a Tisis. Visto che siamo nel contesto del Vinitaly, faccio la domanda invece più legata al rapporto con i consumatori. Adesso l'Italia punta molto sull'estero. C'è un modo, secondo lei, per ritornare a parlare al consumatore italiano? Noi Colterenzio non ha mai smesso di parlare al consumatore nazionale, perché comunque il nostro mercato per il 75% rimane il mercato nazionale. Una grossa fetta è il mercato locale, l'Alto Adige, dove abbiamo 6 milioni di turisti, quindi rimarrà sempre il mercato fondamentale. Però ormai abbiamo perso di vista il mercato nazionale, tant'è che quest'anno, investendo nella forza vendita, siamo riusciti a crescere nei primi 3 mesi dell'anno di circa il 12%, che ci fa ben sperare in un anno molto positivo. E anche il Vinitaly per noi è sempre un momento importante di incontro con il consumatore finale. Abbiamo 4 giorni nel Vinitaly dedicati soprattutto al pubblico di settore, però la domenica rimane sempre un po' la giornata anche del pubblico. Quindi non siamo uno stand che si chiude nei confronti dei visitatori, ma si apre quest'anno anche con la possibilità di assaggiare più vini, di assaggiare quasi tutti i vini della nostra gamma, quindi il consumatore per noi rimane sempre, diciamo, al centro delle nostre attenzioni. Vogliamo dargli dei prodotti di altissimo livello, per questo abbiamo incrementato, penso, la qualità, ma soprattutto anche l'immagine del prodotto. Grazie mille. Grazie a lei. Grazie.